Sportivi del Grande Wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'episodio numero 79 targato WWF Genesis. Davide, l'ultimo step prima del grande evento delle Survivor Series. Eh sì, siamo veramente agli sgoccioli, ricordiamolo, perché questa domenica c'è Survivor Series, ma questa sera ci è giunta una notizia direttamente da Lori Oddi, una notizia molto brutta direi. Ormai perché questa sera ormai ci siamo abituati. Questa sera nel main event i due compagni che dovranno affrontare la Young Corporation, ovvero David Johnson e Axel, si affronteranno in un two out of three falls nel nostro main event, quindi di certo non il match ideale per come posso dirti, raggiungere una via di un equilibrio. Perché comunque magari vince Axel e Dave Johnson se la prende, perché parliamoci personalmente, poi è una cosa che ti tocca. Taci che Odin non ha messo in palio che chi vinceva sto match aveva lasciato titolata, se no voglia no perché dopo lì avrebbe tutto da perdere Odin. Se avesse dato una chance titolata, perché comunque sia poi la vince Axel o la vince David Johnson sono tutte e due tuoi nemici, quindi dici che non è proprio perfettamente una buona idea. No, è meglio così, è meglio così. Sì, in effetti però Lori Oddi ha fatto le pentole anche coperti pure questa sera, Sera Davide non avremo soltanto il main event. Ovviamente avremo altri match, per esempio Sean Feely contro Dodger, altro match interessantissimo questo, Sì, match veramente interessante. Poi avremo Ryder contro Alexander, o come preferisci chiamarlo tu, Lord Alexander, anche il signore Alexander, diciamo, grande. Sì, una volta forse, tanti anni fa. Sì, è vero. Poi tutto tuo questo, dai. Vabbè, possiamo chiamare match quello che c'è prima del main event, vabbè. Ovvero Shane Ross, che se la dovrà vedere, mamma mia, poraccio pure lui, contro niente un po' di meno che il capitano, il leader del team di Genesis. Noi ridiamo perché se no è una roba brutta, ovvero Death. È vero. È una puntata abbastanza maschilista questa, comunque strano, no? Vabbè ragazzi, può succedere, perché comunque le Divas innanzitutto sono di meno e poi penso che abbiano detto e dato tutto, è successo però ormai i piani per loro, diciamo che per loro ormai i piani sono occupati, manca solo appunto aspettare questa domenica, cioè purtroppo non c'era poi così tanto altro da dire, alla fine dei conti. Sì, in effetti. Mentre un uomo che ha sempre da dire è questo uomo qui invece, quello che è nel ring adesso, perché ha sfidato, ricordiamo, Michael Thunder per il titolo television, diciamo lasciandosi uscire anche piuttosto delle brutte parole sia per Michael Thunder che per comunque il suo compagno Ryan. Tu ce l'hai con Fili, ce l'hai, non capisco perché. Ma invece ha ragione, perché Michael Thunder doveva difendere, domare quel cane rabbioso di Rainer, quel perro. A parte gli scherzi, è difficile dire se Fili ha ragione o meno.
perché comunque sia Thunder non è che può far da balia a coso, a Reiner, cioè, quindi non lo so, è una situazione abbastanza complessa, eh. Io direi che secondo me Philly ha torto, perché ha secondo me cercato di fomentare una persona comunque dalla carattere fumantino come Michael Thunder per provare a potergli strappare il titolo, sì. Secondo me più forse che ha ragione, forse ha ragione, dai. Sean Finney sa una più del diavolo, quindi è uno furbissimo, lotta da 30 anni, ragazzi, non è l'ultimo arrivato. Non male, diciamo. Un uomo invece che secondo me dovrebbe rifarsi è anche quest'uomo qui invece, Dodger. Quello che un tempo era ritenuto, andando con Steven può essere che finisce in carcere. Oddio. Spero di no. Era quello che noi chiamavamo il salvatore, però che si è un po' perso anche lui nel tragitto. Sì, diciamo, non si è salvato da solo. Secondo me. Tanto Sean Philly parte subito con uno spezzabraccio e un neck breaker. Sì. Mamma mia. È un po' l'esatto opposto di quello che è successo settimana scorsa con Michael Thunder, che lottava, però in quel caso c'era Six accompagnato da Sean Philly. Sì, vero, vero. E stavolta forse per la sfida comunque Dodger è un nome un po' più importante, diciamo la verità. Sì, diciamo, però in WWF sì, sul campo in campo internazionale metterei più Six, perché Six ha lottato anche altrove, Dodger ha lottato in Italia, forse un po' in Germania, e poi poco altro mi sembra, sì, infatti. Però è più importante, Però, ragazzi, intanto, mamma mia, la ginocchiata qui. Però di certo, dai, diciamo che Dodger rappresenta secondo me una sfida un po' più grande rispetto a un probabile Six di adesso, secondo me, paragonandoli entrambi. Sì, sì. Quello sicuramente. Mamma mia. 51 anni, mamma ragazzi, mia. 51 anni e fai moonsault come se ne avesse 20. Sì, noi invece da 51 anni saremmo accasciati sul divano che non ci riusciremo a muovere. Però vabbè. Spero di no, dai. Vabbè, 51 anni così. Cioè, si è messo male. Vabbè, però, sai com'è? Spera di no, dai. Dire male. Tanto Fini lo fa correre. Fa correre. Gino. No. Sì, ginocchiato, ma non è gomitata, ma Dodger fa il punto e droppi. Dodger vuole fare un po' il Dean Thompson della situazione, cioè vincere e battere il primo sfidante e poi dire voglio un match per il TV Television. Anche io. Potrebbe. Non avrebbe tutti i torti alla fine dei conti. Dato che però Snake Eyes da parte di Sean Finn che prova. Invece prova forse un belly to belly, ma il buon vecchio Dodge gli ha detto no bello, qui non si scherza, lo va a schienare. Andiamo uno. Dodge sta lottando un po' troppo sulla difensiva, come se avesse un po' timore magari di fallire anche stavolta. Però deve rischiare oggi Dodge, assolutamente. Sì, deve, diciamo, cosa che non ha fatto tra l'altro negli ultimi tempi, secondo me, è rischiare. Vediamo se dice bene. No, questo è un errore secondo me di Dodger. Aspettare che Philly si rialzi. Infatti erroraccio, quindi supponenza secondo me di Dodger. Sì, vabbè, rischiare Dodger, però qua forse è troppo. Sì, a rischiare. Secondo me doveva lanciarsi quando Philly era ancora al suolo, più che aspettare che si rialzasse. Crossface! Non l'ha chiusa bene, non però. Non l'ha chiusa bene, secondo me. Dodger riesce, secondo me, alla spalla piuttosto. No, libera, ma visto infatti che ha fatto Dodger? Si è attaccato all'arbitro. Si è aggrappato alla. Vabbè, fantastica sta cosa. No, c'è Stromatic! Oddio, sì, mamma mia. Che manovra incredibile qui di Dodger, che ora lo prende e lo suplex. No, ragazzi, no. Neckbreaker, e ci sono le estremi, Davide. Mi sa che adesso si va a casa, signori, perché la switch music no. Invece no, Dodger bravissimo. Wow, bravissimo Dodger, veramente è lottatore, a me è sempre piaciuto. È arrivato, ragazzi, vincendo la Rumble immediatamente in WWF. Oh, SOS, quintato! SOS, vediamo. Uno, due. No. Niente. Dodger che in effetti in questi ultimi periodi si è anche un po' perso.
nei meandri oscuri di Genesis, potremmo dire, alla fine dei conti. Attento a dire meandri oscuri, perché qua ho detto tutti questi esseri malsani. Tanto, che switch! Non ci credo, vincere. No, vabbè, clamorosa, ragazzi. Siamo uno, due, no! Sean Fili è un grande lottatore anche in quanto a resistenza, molto bravo a subire le mosse, molte volte a contrattaccare all'improvviso, come in questo caso. E Sean Fili è comunque, nonostante l'età, ci sa ancora a fare, l'uomo, perché il ragazzo è un po' difficile, dai. Sì, infatti si vede, drop. Infatti qua si vede che Dodger è più giovane. Non di tanto, Dodger avrà 37 anni, non te ne, più o meno. Una ventina d'anni in meno, probabilmente. Una ventina, no, siamo lì, una quindici, dai, una quindicina per essere buono. Sì, sì, 15 a 36 per essere buono, dai. Sì. Andiamo DDT! Mamma mia. E guarda Thunder come esulta. Oh, Dodger, prende misure. Eh sì, eccolo lì. Direzione di lancio. Affondato! Oh, mio Dio. Vuole l'altra kill switch. Vuole troppo prevedibile, secondo me, infatti la evita, gli passa le spalle. Sono fili furbescamente. E backdrop qui. Mamma mia, mi sa che ora è finita. Vuole il pubblico, Sean. Si stava dirigendo all'angolo, però ha detto meglio di nuovo. Optiamo per meglio rischiare su e c'è, forse più super kick in questo caso, ma tanto bassa, secondo poco, me poco cambia, dai, diciamo, alla fine dei conti. Vediamo. E No! Mamma mia, Dodger. Qui ha rischiato tantissimo, comunque Dodger. Forse Fili non l'ha preso proprio benissimo, a distanza ravvicinata. Sì, vorrei dire. Non l'ha preso forse bene, però Dodger. Dodger. Mio Dio, bellissimo. Questo suplex che colpisce al collo, incredibile. Dragon suplex, ora ci sarebbero anche gli estremi per il suo shooting star press. Invece va con lo schermetto, ci ha messo troppo tempo. Ci ripensa, infatti. Uno. Mamma mia. Addirittura conteggio di uno, ragazzi. È uno Sean Fili in grande condizione, Sì, è un segno di un Sean Fili che ce la fa. Diciamo la verità, ce la fa ancora alla fine, Vediamo, lo rialza però Roger. Qui sbaglia. Mamma mia, una spallata qui. Diamo uno. Se ci pensiamo bene, Sean Fili mi sembra che manchi proprio il titolo Television. Quindi ha vinto un po' tutto, Se non sbaglio, non ha mai vinto il titolo Television. Sai che non mi ricordo. Qui tanto, mamma mia, va più o meno a segno. Contando, se vorrebbe, ci potrebbe anche essere un probabile titolo global da poter inseguire, ma credo che attualmente sia abbastanza difficile. Allora, è impossibile che un lottatore abbia vinto tutti i titoli di tutte le ere. Perché forse Bernie può riuscirci, ma se no. Ma forse neanche. Tanto boom leg drop che va a segno. Uno, due, no. Sì, perché poi prima c'era il titolo, no? Prima di che Adams vinse, no? Il titolo unificato, lo Star, c'era proprio quello da WBF in discusso, poi c'era quello, anche quello di TWF. Oh, attenta, attenzione qui. Oh, mio Dio, dato. Mamma mia, c'erano tanti titoli, in germano. Molti, molti titoli, che poi alcuni sono unificati, appunto, e hanno formato la finito. No, vabbè, va a vincere. Non ci credo. Va a vincere Dodger. Uno, due e tre. No. Davvero? Veramente? Sean dice non puoi passare. È incredibile. Probabilmente sì. Oh, crossfesso! Stavolta ce l'ha! Però le corde! A reagire! Cede! Mamma mia! Incredibile vittoria di Sean Fili! Proprio all'ultimo, All'ultimo istante. Sean Fili ha visto che Dodger lo stava cedendo, ha portato le mani sotto letteralmente la gola e gli ha, diciamo, quasi stava cercando di staccargli la testa, E Thunder, sì, è vero, Thunder deve stare molto attento a questa mossa, perché può soffrirla uno comunque muscoloso come lui,
che magari sì, non se l'aspetta neanche. Perché comunque ha dato prova a fine di riuscire a mettere a segno i momenti critici del match, e quindi veramente Thunder deve stare molto molto attento, perché non dico che se lo prende due volte sia finita, però potrebbe succedere, eh? Io guarda, dopo questa performance, che magari non è stata manco da 10 di Sean Fili, no, anzi, forse ha lottato meglio Dodger, se vogliamo, però sì, il ring conta vincere, e come si vince poi alla fine, non ha rubato niente Sean, È vero, è vero, tanto guarda che si specchia davanti a Thunder, come dire, guardami. Thunder nuovo pega di striscio. Però dovrebbe, secondo me, perché secondo me sta un po' sottovalutando questa sfida Thunder, Può essere, può essere. Beh, fatto sta che i due comunque, ricordiamolo, si vedranno questa domenica a Survivor Series con il titolo Television in palio, per chi magari è un po' più disattento. Giustamente, meglio fare un mini recap. Assolutamente. Di cosa? C'è Ross e Christopher. Perché c'è Christopher qui? Perché? Cioè, io mi aspettavo, non so, un Barkley magari, dato che stanno facendo. Giovane selvaggio come sempre, scende tutto. Vabbè. Come sarà il tuo angolo? Che cosa? Christopher Pranzo vuole essere cosa? All'angolo di Shane Ross, del figlio praticamente. Perché? Vabbè, come perché? Il senso ce l'avrebbe. Uno, rifarsi comunque una sorta di legame con il figlio, con Shane. Shane che dice non mi servi, Battin. Sì, infatti. Ma alla fine fa bene. Fa bene Christopher, ha tutto da guadagnarci. Se ci pensi, tra due giorni c'è Survivor Series. Sì, quello è vero, quello è vero. Hai visto? Non posso lasciarti andare tutto solo. Fa bene se noi Christopher, quasi atteggiamento più da padre stasera che tutto il resto, Sì, infatti c'è Ross abbastanza dubbioso. Mi dice ok, vabbè, se dei bobovini andiamo, cioè proprio si sono costretto, ecco, ti porterà dietro. In effetti è abbastanza strano, però se noi ci pensiamo alla fine Christopher, se dovesse perdere uno come Shane Ross, che forse è l'unico che alla fine potrebbe un po' dargli ascolto, nonostante paradossalmente quello che è successo in passato, però il figlio rimane. Questa forse è una cosa che noi ci dimentichiamo spesso, Perché comunque non è facile ricordarsela, cioè, sempre, secondo me. Bernie e Bartley invece sono due che non stanno a sentire Christopher Pranzo. No, infatti. Cioè, Shane Ross, nonostante abbia avuto proprio la faida intensa con il padre, però resta proprio il padre, quindi. Scusa, resta il figlio Shane Ross. Quindi. Sì, quindi diciamo che c'è molto più legame di quello che noi pensiamo, ecco, alla fine dei conti. Ma tu pensa, se Christopher permettesse. Scusa, se Christopher permettesse al figlio di battere Detta. Cioè, Shane Ross va da Christopher e lo venera, lo inizia a venerare come una sorta di divinità, cioè. Infatti è molto facile come cosa. Quindi, cavolo, una cosa importante, Potrebbe succedere. O comunque battere Death stasera qui a casa sua, lanci un chiaro messaggio che Death è battibile. Sì. Nonostante magari possa venire comunque per una scorrettezza, un'interferenza, ok, però l'hai battuto. Cioè, alla fine dei conti, sì. Non è che dici ho vinto perché mi hanno. Cioè, nei libri di storia più che altro, non è che c'è scritto ho vinto perché Christopher mi ha aiutato. No, c'è scritto Shane Ross wins, Death loses. Quindi, quello che conta è il risultato, come si suol dire. Così come di risultati positivi ne ha bisogno quest'uomo. Assolutamente. Sì. Insomma, lui ce ne ha proprio bisogno come l'ossigeno che gli esseri umani respirano. Proprio dei risultati positivi, perché pure lui è sparito dalle scene e quando si è sempre fatto vedere non è che abbia mai brillato per performance molto, diciamo, belle, ecco, quindi di peggio. Quindi mentre Reiner, vai, parliamo un po' di Reiner, dai, sono curioso, voglio vedere che dice. Ma Reiner di questo match, posso dirti la verità, secondo me se ne fa poco, perché comunque
Cioè, brutto dire, ma Alexander, che cazzarola ha fatto in questi ultimi tempi? Niente, è diventato più, diciamo, anonimo di una zampogna, poraccio. È un antipasto, sì, diciamo così, che la dirigenza gli ha permesso prima di ma neanche, vabbè, cioè, che sembra uno grosso, cioè non è che di fronte a un quello Sixa. Sì, quello sì, però io non lo vedrei neanche come antipasto, cioè Alexander è proprio uno che lo prendi perché forse te lo regalano, cioè. Alexander di adesso, ragazzi, stiamo parlando comunque di un ex campione del mondo. Però attenzione, perché qui è incredibile prova di potenza. Ti sta smettendo. Sì, sì, ma infatti io no. Ci vuole ben altro per le powerbomb. Un'altra powerbomb. Però insomma, è partito molto molto bene. Un'altra cura incredibile. Alexander su Reiner. Adesso qui Alexander sta facendo il gallo, Poi non ha più energie e fa la figura di me, come suo solito. Qua esulta. Sì, esulta, però si lascia. No, invece no. Invece no, ancora indovina. Buonanotte. Campo a cavallo. Vediamo però. Lo prende stavolta. Ancora powerbomb. Power strider. Intossità powerbomb, ragazzi. Questa è una mossa che non vediamo quasi mai eseguire. Alexander strepitoso oggi. Belli tu belli. Belli tu belli. Vuole vincere. Forse è andata a Lourdes. Magari qualcuno lo sta ascoltando. Sì, il problema però è che se Reiner si incazza Di Alexander ne vediamo tanti fatti a pezzettini, no? Quindi quindi è meglio non far arrabbiare il can che dorme. Tanti piccoli pezzi di Alexander che volano, diciamo, nell'universo, ecco. Reiner c'ha proprio la faccia del cane rabbioso, specialmente adesso che infai da con McKemmett. Ma che metta che, insomma, che può essere un avversario difficile. Reiner. Sì, infatti. Reiner è incazzato nero, come direbbe qualcuno. Sì, perché tra due giorni avrà appunto Mike Emmett come avversario al suo roster. Su match, secondo me, è importantissimo. Infatti, però. Per lui sicuramente. Molto più di Oh mio Dio, qui che botta. Forse posso dire paradossalmente, forse addirittura più di questo match. Secondo me. Vabbè, no, quello perché sicuramente. Quello sicuramente. Alla fine dei conti qui. Tanto più. Perché con Alexander, sì, ok, vinci, però. Cioè, secondo me non è che ti cambia molto la vita, battendo uno come Alexander. Questo Alexander soprattutto. No, però sai, devi sempre vincere nel wrestling, Perché se perdi contro uno scarso. Credo qua il driver. Cioè, lo sai qual è il problema? Se perdi contro uno scarso, allora come fai a battere uno forte? Tanto qui quello è vero, cioè quella però... è la differenza, capito? Cioè Mike Emmett, ragazzi, non è scarso, anzi ha battuto Thunder anche, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, ha messo in difficoltà Storm a SummerSlam, David Johnson in passato, quindi per me non è uno da diciamo che non ha mai avuto però la lucidità mentale che lo ha portato a vincere i grandi titoli, però qua magari c'è il titolo in palio. Sì, infatti. Quindi... quello in effetti. Vediamo però Alexa. Per provare forse la sua Banning Hammer, però qui Reiner lo prende in consegna, ma Alexander sguscia via. Una serie di gomitate, tra l'altro. Vediamo. Lo prende in consegna. Snap suplex qui, mamma mia. Il gigantesco Reiner sta facendo molta fatica oggi. Perché secondo me un po' come Thunder, non vorrei che sottovalutasse il proprio avversario, Può essere. Sai, sono due abbastanza simili sotto questo punto di vista. Reiner soprattutto. Reiner soprattutto, essendo così grande e grosso, si crede magari chissà chi, ma ancora devi dimostrare tanto, secondo me. Sì, quello in effetti è vero. Tanto quello non piace un po'. Però secondo me, se questa domenica batte Mike Emmett, è già un gradino. Anzi, forse sì, addirittura due gradini. Ulteriormente sul suo. Sono d'accordo. No, perché a casa se non capiscono male. A casa se non capiscono male, Davide. Io ho detto che non deve sottovalutare. Poi sicuramente se lo batte ha voglia di. Se lo batte va avanti nel ranking. Beh, lì comunque la sottovalutanza dell'avversario non è forse solo Reiner che la fa. Tanto qui, mamma mia. Thunder. Cioè, molti altri abbiamo visto anche quando li abbiamo intervistati, magari fuori, che sottovalutavano un po' l'avversario, Però
È una cosa da non fare, diciamo, ecco, perché quando meno te l'aspetti l'avversario ti purga. No, perché poi nel tempo non puoi tornare indietro, cioè non puoi, quindi per Runner almeno questi match è fondamentale, anche perché poi se arrivi, se sei campione del mondo in classe, sì, sei campione, diventi campione del mondo, che succede? Succede che ti trovi di fronte i mostri sacri. Sì. Quindi se perdi contro Mike Emmett e vinci anche il team del mondo, non so quanto puoi durare, ecco. Quello un po'. Sì, perché comunque quando arriva veramente ad affrontare, diciamo, la serie A, possiamo. Sì, sì, questa è un po' la serie C. Diciamo oggi è serie C, dai. Poi magari serie B e gente un po' più tipo Cianfili, dai. Serie B Alexander magari una volta. Tanto più. No, una volta anche serie A. Però quando arrivi. Vabbè, sì, anche sì. Tanto qui belli tu belli. Però quando arrivi ad affrontare veramente i nomi grossi, lì sono problemi, lì sono problemi veramente grossi. Attenzione! Omega Driver! Oh, ci credo, mamma mia! L'Omega Driver in direzione di lancio che esplode, però. Però Alexander sbaglia qui. Sbaglia clamorosamente. Vuole tentare forse una cillocca. Sì, ma aveva Reiner lì pronto allo schieramento. Vabbè. No, forse pronto per anche per la neutralizer. Sì, intanto però qui lo spetascia al suolo. Sì, diciamo che è un Alexander che sta sbagliando un po' il piano di lotta, secondo me. Vediamo, si prova adesso, secondo me. Neutralizer! È una buona idea! L'ho preso! Invece! Buon segno, non ci credo! Mamma non mia. Ci credo, ragazzi! C'è lo schieramento! Uno! Due! E tre! No! Che no, rischio no, qui no, per Reiner! Che secondo me è un po' quasi spaventato da quello che è successo anche settimana scorsa. Perché comunque ma sia, secondo me Reiner in questo match si sta anche un po' risparmiando. No, direi, un'altra! No, un'altra Neutralizer! Che va a segno! Mamma mia! Oh, vabbè! Mamma mia, Alexander vuole schienarlo! Eliminato! Uno! Due! E tre! No! No! Cioè qua Alexander dice, non è possibile! Avrei messo giù un bisonte con queste due tecniche finali, invece. Invece no. Però va lo schieramento, un bando addirittura. Uno, due. No. Niente da fare. Niente da fare, è clamoroso. Reiner si difende con le unghie. E coi denti anche, sì, soprattutto direi. Però qui Alexander fa una cavolata atomica a lanciare all'angolo. Infatti adesso Reiner è tornato in piedi ed è pronto a dominare con questa presa alla gola qui. Guarda, come se, guarda, si sta guardando in giro Reiner, come se avesse quasi timore che Mike Emmett arrivasse all'improvviso, sbucasse dal nulla e lo colpisse. Beh probabile, però vabbè. Sì, infatti stavo dicendo, cioè non ha tutti i torti alla fine. Se li zaina Paolo glielo schiaccia qui lateralmente. Sì, una sorta di freak accident qua. Uno, due e tre. Insomma, Reiner veramente puttente. Diciamo che Alexander, allora, parliamoci onesti, Alexander ha fatto più del suo possibile in questo periodo, soprattutto in questo match. Però abbiamo visto la netta differenza di un Reiner che appena si impegna un attimo, Alexander se lo manda. Questo Alexander se lo manda a colazione. Sì, diciamo che Alexander è stato anche favorito dal chilotaggio. Perché comunque è grosso Alexander, non è piccolo. Sì, e quindi per mettere giù uno così grosso, un po' di fatica tra virgolette la devi fare. Non è che arrivi lì pugno e basta. Cioè. Magari. Sarebbe stato più contento Alexander, forse. Però Reiner ha vinto con una mossa diversa dal solito, se non sbaglio. Sì, una schiacciata laterale proprio. E che potrebbe dare dei problemi a Mike Emmett, questa mossa. Però non se sottovalutiamo. Il problema è sempre quello, 180 kg devi sollevare, Quindi. Quello è vero, se li sollevi, sì, che fa il doppio dei danni solo con Mike Emmett, però. Il problema è sollevarli, così in effetti. Però vabbè, dai, vediamo come si comporterà anche lui questa domenica Survivor Series. Perché manca, ricordiamolo, manca veramente pochissime ore, Mamma mia. Due giorni, ragazzi. Oh, Mike Emmett! No. Due. No. No, dentro le spalle! Dentro le spalle, Judas Kiss! Anzi, Judas e basta. E questo gliel'ha dato. No.
o no? Forse adesso glielo dà il kiss alla sua maniera. Mamma mia. Oh mio Dio. Attento che si accartoccia, buon uomo, attento. Mamma cioè, incredibile, 180 kg riesce a fare cose del genere. Vabbè, io con 70 kg non riesco manco a fare una capriola. Vabbè. No, gli dà il bacino di Giuda e lo tira giù di nuovo. Mamma mia. È andato sul sicuro, perché farlo prima forse Rainer avrebbe potuto anche evitare la mossa. Quindi meglio il bacio dopo. Prima colpire e poi baciare. Già. Tanto sta parlando con qualcuno, Mike Helmet, non lo so, capisci? Ok, interniamolo, signori. Mamma mia. Dire. Comunque l'ultima parola se la prende lui, almeno prima di Survivor Series. Poi all'evento di novembre vedremo che succede. Vedremo, vedremo alla fine dei conti. Mamma mia, guardalo lì. Brutto, sporco e soprattutto tanto cattivo, direi. Sì, questo è il match tra due ring, insomma, potrebbe collassare, quindi rinforzatelo. Sì, infatti, veramente, mamma mia. Sta parlando. Non voglio sapere con chi. Vabbè ragazzi, okay. Dai. Noi, ecco, con Mike Hammett che se ne va nel suo mondo, noi ce ne andiamo invece a prenderci un break. Torneremo tra pochissimo per il resto dell'episodio di Genesis, ultimo prima di Survivor Series. Eccoci di nuovo con voi, pronti per la seconda e ultima parte di odierna puntata di Genesis, che si apre con il match, Davide, che vedrà Shane Ross contro Death. Mamma mia, polaccio Shane. Cioè, veramente. Io dico, ma anche lui, perché ha accettato sto match? Cioè, perché? Beh, perché Christopher era lottato contro Death a Civilization, ora tocca un altro. E Shane Ross era uno dei componenti, è uno dei componenti del team di Civilization. Ho capito, però eccolo qui, non è andata bene. The Showman, mamma mia, tra l'altro accompagnato anche, guardalo, ecco. Là come Christopher che applaude, bravo bambine, bravo figlio, detto mio, stasera roba brutta, mamma mia, roba veramente brutta, stasera va in pasta al leone. La faccia, certo, il leone, c'è il leone e la faccia di saluto. Sì, cioè, vabbè, modo di dire. Cioè, che peraltro, Christopher però potrebbe conoscere dei segreti dopo aver affrontato di Death. Quindi magari ne ha spifferati qualcuno a Shane Ross. Tipo, non fatte prendere, scappa, fuggi, tipo specialmente corri. Sai, io ho notato una cosa di Death, non so se l'hanno notato anche te. Le mosse, quando tu sei al suolo, lui con la mano ti prende, sia per la collottola, sia per il cranio, per la fronte, cioè in tutti i modi ti riesce a prendere, cioè, tipo le tenaglie, cioè le calamite. E dove che visto però? Sono che stavo ripensando, ho detto, vabbè. Sti comunque ha dimostrato di essere un'ottima, bravissima persona, Christopher. Venendo qui a Kansas City per il figlio. Che padre. Sì. Commovente, dai. Peccato che poi per 365 per 364 giorni all'anno è un bel merdo, però vabbè. Poi aspettiamo a dirlo, poi magari se ne va a metà match. Può essere. Ecco, forse può il essere. Danno minore che può fare è farlo perdere per squalifica. Secondo me. Anche se poi Shane non la prenderà bene. Vabbè. Però dai, Shane deve anche un po' aprire gli occhi, come dice Cougar. Cioè, è di fronte uno che non puoi battere, almeno oggi. Quindi
Sì, in effetti. Sì, uno che non puoi battere perché comunque, ragazzi, è smodatamente forte. È poco da dire. Ce l'abbiamo visto anche ieri sera, ha distrutto Christopher, cioè il poraccio. Ci ha provato Christopher, però. Sì, e poi c'è stato quel face to face, no, con Bernie, con il quale si è chiusa la puntata. Diciamo la verità, Bernie e Death sono i due su cui i fari dovranno essere puntati in quel delle Super Bowl Series. Sì, perché secondo me gli unici che si possono far fuori a vicenda sono proprio loro due. Perché se tu elimini o Bernie o Death, il team secondo me non so quanto possa reggere. Posso dirti la verità. Secondo me il team che può far, cioè il team che vince sarà quello che ruba di più. Ah. Sì, perché comunque è un match, sì, è vero, normale se non è tornato. Però in questi match è importante anche sfruttare l'inaspettato, capito? La sorpresa. In effetti. Cioè, per mettere giù Death come fai? Con la sorpresa, sennò. Bah! Oddio, forse va con quella, secondo me, però. Eccolo qui, il mostro, insomma, l'incubo per eccellenza, diciamo la verità. Veramente, mamma mia. E quest'uomo non ha ancora avuto un rematch titolato, Mamma mia, ragazzi, in tutto il mondo del wrestling, io penso non ho mai visto una figura così dominante. Forse neanche Bernie era così. Secondo me no. Secondo me Death è proprio. Cioè, il problema di Death è che da quando è tornato poi è stato. Cioè, distruttivo, possiamo dire la verità. Cioè, con lui. Cioè, vai contro di lui non hai quasi match. No, infatti. Cioè, salvo rari casi di botte, parliamoci chiaro, di culo, come sono successe a David con la valigetta o con l'aiuto appunto di Genesis che è arrivato. Vabbè, Genesis che tra l'altro ha sconfitto. E da quello che ci avevano detto sembrava di sì. Sì, ma Thor e Rayman che fine hanno fatto? Per me sono stati assorbiti. Presumo, perché studente c'è una forza troppo superiore a Thor e Rayman, quindi. Ma per il mio Thor Ramen, ecco, li vedete lì dentro, fate un'ecografia a questo a detta e potrete vedere Ramen e Thor, dai. Mamma mia. Tanto arriva l'uomo, e qua l'uomo dell'apocalisse, signore, potremmo chiamarlo anche. Mamma mia, allora. Oddio santo. Io quando lo vedo un po' di... Cagotto. Diciamo, ecco, sì, un po' di chinotto, ecco. Sì, io però vorrei vedere Death contro McKemmet. Povero McKemmet. Oh, più che altro il match più triste della storia, perché tra Death e McKemmet, che porco cane. Beh, sono talmente pazzi che si potrebbe fare una cosa allucinante con loro due, quindi sì. Meglio di no, però. Vedremo, dai, che succederà nel corso delle puntate. Ma soffermiamoci su questo match, perché c'è una con un calcione incredibile. Mamma mia, gli tira a far tirare la testa. Che l'abbiamo intoppitato, vai arbitro. Vabbè, sì, forse uno per grazia divina. Forse. Oh, bravo Shane, ginocchietto. Ginocchietto ancora con questa facciata sul ring. Incredibile. Mamma mia, un altro calcione. Shane mira la maschera. Buona tattica qui, buona sì. Tattica. Ciao. Oh, vabbè, backbreaker in questo modo, porco cane. Ciao. Era una buona tattica quando il Mar Morto era vivo. Ma che poi detta veramente tante mosse, eh. Oh, Dark Vader. Oh, qui prova. Oh, la Dark Vader, sì. Dark Vader che è da un paio di settimane che l'ha implementato, cioè, nel suo repertorio. Cosa? Sbaglia ancora Shane Ross. Salti un banco qui, Shane, che per evitare salto su Death, l'ha proprio superato letteralmente. Guarda, Shane, però una cosa semplicissima: non fare mosse di potenza,
perché non ce la fai a sollevare uno come Det in maniera facile. Oppure ce la fai, però sì, diciamo che il rischio di subire, aia, sì, subire a farcela tanto. Ok, però Det non è che uno che sta, che non si ribella, potrebbe anche contrattaccare, no, e farti fare una brutta figura. Infatti, no. Ah, ok. Ah, ok, lo tira su lentamente, però qui Shane, shut bravissimo up. E shut up, sì. Vediamo qui cosa succede. Shane, no, Shane aspetta. Vediamo qui. Oh! Oh mio Dio! Ma che velocità! Oh, che velocità, Shane stava provando un calcione allucinante, però mi ha detto no, bello. Boston Crab a due gambe! Detto anche creativo adesso. Sì, anche se forse la tecnica non è proprio il suo pane quotidiano, eh. Verità, shut up, più intanto. Però non lo so, mamma queste mosse se possono far veramente male a Det, se shut up, questa headliner. Cosa fa qui? Oh, cosa fa qui? Stop! Questa sì, questa mi è piaciuta. Non ci credo. Uno, due. Sono due però almeno a due ci è arrivato, dai. Questa è la cosa importante. Sì. Cosa che molti non riescono, diciamo, a fare, è vero. No! No! Oddio! Puff! Mamma mia, sì, vabbè, però c'è uno che ti prende con queste mosse. Ma te c'è la Christopher! Guarda che c'è Christopher! Bravo Christopher! Hai visto? Bravo Christopher! Bravo Hai Christopher! Visto? Grande! Sweetness! Da parte di Shane! Il padre che ho sempre detto io che quell'uomo è grande. Ma come? Se fino adesso stai dicendo il contrario! Attenzione! Ma lo prende! Verti Diz! Grande Christopher! Per una volta ci fu Christopher! Come si fomenta! Mamma mia! Uno! Due! No. Sì, ma tu te lo immagini, Sheros batte Det perché c'è Christopher! E Christopher dice: guardate che leader che sono, ho permesso a Sheros di battere il leader avversario. Guarda che questa è la vittoria da parte di Shane, se dovesse venire, che ti rilancia la carriera a mani basse. Sì, ecco. La carriera te la lancia a me. Chissà se evitata e poi c'è, mamma mia, devastante. No, e ancora! No, oh mio Dio! Backbreaker! Oh mio Dio! Ah, ancora! Mamma mia! Oddio! Arbitro! Ci devo parlare! Mamma mia! Signor. Sì, ma incredibile Det, con che facilità riesce a fare e poi ha tantissime mosse nel suo arsenale, cioè non sembra un super massimo, sai, di quelli, no, poi non è neanche così tanto piazzato. Mamma mia, però ti fa male. Sì, Shane è saltato tipo dal terzo piano. Vabbè, Shane quant'è? 98 kg 99, quant'è? Sì, devo Shane giro piano, però sì, forse non arriva neanche ai 100, secondo me. Credo proprio di no. Dirty Diz! Andiamo! Dallo schieramento! Andiamo! Uno! Due! Solo due, appena due. Il muro della realtà. Cioè, vai con la Kishasa! Vai con la Kishasa! Dobbiamo prenderlo però. No, lo prende! Lo prende! La riserva difensiva di Det viene attivata. No! L'abbraccio scuro! Ciao, l'abbraccio scuro! E questo non è l'abbraccio della vostra ragazza, ragazzi. Questo è l'abbraccio della morte. Perfetto, è brutto. Se la tua ragazza ti prende così, onestamente. Vabbè, non è contenta di vederti, però questo è lo bravo Sheross, Che fa? Tu fa qui Shane, bravo, bravo! Dalla seconda corda, wow! Qua è innovativo! Sì. Ma Christopher che fa? Ma no! Bravo, ma come Chris, bravo? Ha fatto una ma Christopher ha fatto una cagata a luce, mi scusi! No! Cioè! Tu hai fatto una cagata allucinante, Christopher! Perché hai interferito adesso? Non l'ho capito. Vabbè, ok. E infatti dice Ross è rimasto un attimo così e Det ne approfitta chiaramente. Shoulder breaker! No, invece no, invece no. Bravissimo Shane che sguscia via, Det va fuori. È clamoroso, Det ha tirato. Ma arbitro! Ma l'arbitro! Ma dai! Cioè, ma arbitro veramente cornuto, Sei cornuto. Ho capito che sei a Genesis, devi proteggere il tuo uomo, vero Det, però non è che c'è Ross sta facendo niente di che, sta andando a prendere il corpo di Det.
e riportarlo magari su ring. Magari si poteva anche buttare in Suicide Dive, tipo. Sì, ma cioè, non stava facendo, quindi non è che dici, vabbè, stava diventando una mossa rischiosa che poteva mettere a repentaglio la carriera di entrare. Siamo vicino alle barricate, quindi sai che qualcuno finisce schifio. Vediamo. Sì. Oh, ginocchiata! Mamma mia! Ho preso benissimo, però vabbè. Sti cavoli. L'importante è colpire, diceva qualcuno. Sì, con uno come Dez, sì. Fa colpire tanto, però. E fa girando male. Oh madonna, dove lo porta? Dove lo sta portando? Sul ring, però c'è Rossi dicendo qui rischiano. Il rischio di conteggio fuori da parte di entrambi. Con Shane che lo riporta sul ring. Io l'avrei spettacciato contro qualcosa e sarei entrato. Sai, non è facile. Cioè, alla fine quando sei sul ring non pensi a tante cose, Lo so, tanto qui Death si libera. Si aggiusta no, il faccione. Power slam. No! C'è Rosso! Mamma mia! Shane che adesso prepara la Kishasa? Probabilmente sì. No, Rose Clash! Vuole la Rose Clash, non ci credo! Ma segno! No! Non ci credo, c'è lo scambietto! Uno, due, tre! C'è Ross vicinissimo al grande trionfo. Clamoroso. Più vicino di così si muore. Non rischiare, Shane. No, Shane, questa è una cavolata. Attento! L'ho preso! Non ci credo, si fomenta, vuole il pubblico. Si casa, si fomentano tutti quanti qua. Genesis, un match che però alla fine non ha nulla in palio, però. Sta perdendo tempo, tanti. No! Cosa fa? Ginocchiato in faccia di nuovo! Porca miseria! Christopher! Christopher non so. È contento, sì! Christopher è là che sta facendo la pe. Sì, però. Diciamo che una cosa, Davide. Siamo sicuri che Christopher poi alla fine è contento se dovesse vincere Shane. Non lo so. Forse no. E appunto, quindi. Io non vorrei che fosse tutta anche perché quell'atteggiamento su di prima. Sì, ma tranquillo che secondo me Shane fa un brutto. No, cosa fa qui? No, vabbè. Qui il rischio squalifica arbitro, ma secondo me chiama la squalifica controdetta. Power slam ancora. Ciao. Anzi, è pure la prima, mi sono anche sbagliato, ragazzi, ho perso proprio i calcoli. Vabbè. Uno, due, e tre. No, Scerroccia ancora. Sarà anche Genesis la puntata settimanale, ma il match è da pay per view tra questi due. Veramente. Però Death però lo prende. No. L'ha preso perché? Per le orecchie. Attenzione, tentativo sollevamento, niente a fare, Shane Ross si libera. Shane, oh mio Dio. Che miseria. Oh mio Dio, che botta qui. Signor, mamma mia. Lo solleva, no, gli spacca. La mascella più che altro. Mamma mia, oh, brutta qui. Andiamo Shane, metteva. Vuole volare. Sbaglia, vabbè, è andata moltissimo qui Shane. Ma che figuraccia. Stato dropkick. No. Che sembra istituito. Faccia, mamma mia, che cattiveria qui. Calcione altissimo. No. Tanto choke slam. Questa peraltro è la Demon Choke Slam, la mossa tipica di Dante. Che però Detta ha detto dammela un po' sta mossa che mi serve. Veramente, andiamo qui, se lo lancia via Shane, calcione al no! Parato da Deck, no, bravissimo Shane, mamma mia che serie di scarico, colpo basso facciata sul trigger, c'è lo scherzetto, uno cioè ragazzi, ma incredibile. Che match! Che match! E Christopher! C'è Christopher che interferisce! Dando il tempo a Shane di potersi riprendere! Incredibile! Vado a chiudere! Non ci credo! Dai! Che forse abbiamo la prima sconfitta di. Forse, eh!
forse vediamo. No, ma l'ho butto sto. No, che erroraccio di Shen Ross. Attenzione a Christopher. No. No, 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 no. No, mamma mia. Questo è stato un errore gravissimo di Shen Ross. Non se lo può permettere la Survival Series, eh. No, no, no. Oddio, oddio. Ciao Kane. Ciao, mamma mia. Mamma mia. C'è Christopher però! Grande Christopher! Christopher. Arriva! Apostolo! Sì. L'apostolo Christopher! Però, Cristoforo! Sì. Apostolo mica tanto qua, eh! Cosa fa? Tentativo di Vice Grip forse! Bravo Shane! Però. Sì. Sai, sollevare detta è un'impresa, Sì. Shane sta facendo più del possibile. Shane sta facendo il match della vita, secondo me, oggi. Sì. Sì, e secondo me no! 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 Mamma mia, Dio, qua, Dio. Qua ragazzi è mezzo infortunio perché l'ha preso proprio. Però Shane sbaglia via da sta manovra. Si fa si fa mente per. Oh mio Dio! No! Aia! Anch'io so. Gli avrà rotto tre costole come minimo. Porca miseria. Minimo, Però attenzione perché detto lo vedo abbastanza fiacco, cioè no, fiacco, stanco più che altro. Oh, calcione. Ecco. E comunque combattere con Shin non è che comunque ti fa stare benissimo, perché molti colpi alla testa. Power slam! Neckbreaker! Neckbreaker! Dai! Sì, vabbè, schieramento così, dai. Uno! Infatti, detto c'ha bello. Forse neanche uno. Comunque ragazzi, che incontro tra questi due. La puntata di Genesis che magari uno poteva dire sì, vabbè, saranno due o tre match schifosi, ma non è vero per niente. Dirt Diz! Dai, no! L'ho preso! La terza Dirt Diz del match! Voleva Kishasa! Forse se lo prende finita qui! Forse si spera! Kishasa! L'ho preso, non ci credo! Non va a schienare! Andiamo a casa! Uno, due, e tre! No! Vabbè, andiamo a casa noi perché dopo questo kick out cioè qua avrebbe distrutto la faccia a chiunque. Ma non ha detto. Mamma mia. Non ha detto. Tirato un papagno di quelli allucinanti. Ma Shen Ross c'è ancora. Ci prova Shane. Qui abbiamo lo stile giapponese contro la morte. Cioè, contro lo stile mostruoso della morte. Mortale, anzi. Darkman! No, la materia nera su di lui non fa molto. Infatti, è meglio non farla. La mossa così oscura. Oh, pugnazzo di Death che lo prende e lo. No, ma mio Dio! Vabbè, no. L'osso del collo ha rischiato di fare crack, E forse l'ha pure fatto, secondo me. Spero per Shane no, perché qua c'è anche la Power Stand dell'oscurità. Qui è finita. Ci ha provato Shane. Oh! Che gli si può dire, tanto che è Power Stand. Vediamo se Christopher interviene. Sì. No. Uno, due e tre. Forse Christopher ha detto. È meglio non interferire che sennò qua ci vado di mezzo io. È meglio di no. Sì. Oh, Shane comunque ha rischiato di portarsi a casa il match, Sì, è vero. Ha provato a portarsi a casa il match. Però. Però di fronte al lottatore insieme a Storm forse più forte dai della federazione. Forse posso dire forse addirittura più forte di Storm. Questo non lo possiamo dire perché Storm ha il titolo, quindi io dico sempre una cosa, chi c'è il titolo è comunque difficile. Lo so! Dire. Cioè, lo so, però sai, Se tu vinci Turner, sono mai vabbè. Però secondo me. Secondo me a Genesis Death è quello ufficialmente più forte. Sì. Death è quello che detta legge. Mamma mia. Vabbè, ci sta. Lei è ignobile, vergogna. Lay down the law, come direbbero gli americani. Dettare legge, lo sta facendo, secondo me porterà il team di Genesis alla vittoria. Pensa che condottiero, detto. Mamma mia. Cioè, io te l'ho detto. Il pubblico. Detto, Che succede? Sta arrivando qualcuno. Che succede? Cosa? Mamma mia. È Storm? Mamma mia. Abbiamo parlato di Storm adesso? E poi, dai Christopher, vai che è il tuo momento, la tua redenzione! Christopher, mamma mia, tanto Shane si è beccato un treno merci in faccia, poraccio. No! Sì, ma Christopher, intervieni! No, vabbè. Forse interviene! Christopher, Ricola posso la intanto.
No. Ma oh, adesso la Christopher. Oh no, oh no. Vediamo se... Oh, è un giorno fortunato, sì. Storm. Sono fatto... Ma sì. Che pigliato! Ma va a farti frigge, va. Cioè, veramente... Ti ha fatto male alla gambina, oh, poverino. Cioè, ma dai. Vabbè, strano che Storm non sia andato a prenderlo. Strano. E Storm forse non vuole loro. Che lì che dice... Giù. In effetti. Forse vuole Turner. Lui vuole Turner. Che Turner non c'è qui stasera. Sì, ma ragazzi, Christopher Pranzo ha fatto la figuraccia qua, perché aveva proprio... Era il momento per redimersi. E invece... Turner! Oh! Turner! Oh mio Dio! Oh mio Dio, dal nulla! Mamma mia! Turner che arriva dal nulla! Forse quelli di Civilization si stavano un po' preparando all'assalto, Andiamo! Oh, oh! Bellissimo dropkick! Insomma, ragazzi... È la strada per Survivor Series questa, quindi tutto può succedere. Beh, diciamo che ci siamo Survivor Series, mamma mia. Ci siamo, comunque. Siamo veramente agli sgoccioli alla fine dei conti. Vediamo. E quando tutto pensavo fosse finito per Drew, invece quando il sole stava sorgendo, l'amico si parò davanti. No, bravo Turner, forse ha usato il condito negli occhi, ha fatto benissimo per quello. Diciamo, glielo concediamo, dai. Sì, assolutamente. Poi io... Andiamo qui. Che fa? Manovra su sei dive di... No, continua. Che ne pensa? Mamma mia. Ha rischiato tanto, perché lì c'erano le transenne, Se colpisce con il tallone, con la caviglia, è finita. Attenzione. Vuole rivolare. Ma segno. Mamma mia. Houston and over. Cioè, ragazzi, sta rischiando però Turner con queste mosse. Secondo me è il match contro Storm. Non può arrivarci. Sì. Oh. Infatti può rischiare di farci severamente male prima di Survivor, prima, anzi, di questa domenica, perché ricordiamolo, Survivor Series è questa domenica, Sì. Cioè, qualche ora possiamo dire. Guardate qui, mamma mia. Qui secondo me Turner sta facendo il passo più lungo della gamba. Oddio! E poi prende la mazza lui, no! Sulla gamba! No, mamma mia. Ma ancora! Sì, comunque Storm è sportivo come un calcio di maroni. Beh, forse, però qua dobbiamo mettere la verità. Cioè, dire la verità, Turner ha preso le spalle! Non riesce! Non ci hanno lasciato le... Mamma mia. Cioè, veramente... No, dove? Sulla transenna. No, sulla transenna. No. Non sulla transenna. Oh, non riesce. Mamma mia. Gli è scivolato via Turner. È scivolato via DDT. Mamma mia, che risa tra questi. E nessuno ovviamente osa fermarli, perché insomma, Storm, sì, vederti uno Storm contro, insomma. Sì, fermalo tu Storm. Prova tu a fermarlo, cioè ce la fai. Mamma mia, che risa. Oh, calcione! No. Calcione! C'è l'inzaina! C'è l'inzaina qui! No! Cosa fa? Oh mio Dio! Mamma mia! Ciao! Ciao! Proprio con la manina qui, Spero per Turner che reagisca adesso o mai più, perché sennò... Cosa fa? Vediamo se il cuore del campione va oltre tutti! Prova a reagire! Adesso è arrivato un arbitro che sta a debita distanza, giustamente. Giustamente, bravo arbitro, sono con te. Oh, Sergio! Mamma mia! Che scontro fra questi due, comunque, secondo me, daranno adito a una battaglia molto brutta, sporca e cattiva, Cosa fa? Oh Fabio? Mio Dio! Appoggia l'incontro. Anzi, l'incontro. Oh, lì mio sopra! Dio. Cosa vuoi fare qui? Oh, no, terza corda, attenzione! Sotto! Mamma mia! Cioè, ragazzi, che mamma spettacolo! Mia. Oh mio Dio! Qui Turner... Sì, comunque Turner sta rischiando l'osso del collo per cosa? Adesso, specialmente. No, ma anche perché poi il titolo... parte tutto, però il titolo non è in palio. Cioè, questo lo devi fare quando il titolo è in palio, cioè quando in un match, cioè quando il titolo è in palio, non adesso, comunque contro l'avversario con il quale... tu puoi anche perdere qua alla fine, no? Perché certo l'orgoglio sì, secondo è tutto, me però... e secondo me sarà un problema domenica, perché sappiamo che è uno Storm ferito e lo Storm da acquistare a debita di tanto. sì diciamo che David e Cougar ne sanno qualcosa, quindi ecco, sì,
Mamma mia, mamma mia. E vabbè, credo che dovremmo essere arrivati al nostro main event, eh? Infatti, ecco qua. Con Axel che è prontissimo. Sì, comunque, main event, comunque, ribadiamolo, di certo non aiuterà entrambi i partecipanti, ovvero David e Axel, appunto, che questa domenica dovranno fare squadra per affrontare Young Corporation, cioè, quindi... Oh, secondo me, di certo sto match non aiuta mai nella vita, secondo me. Sto match, sì, sono d'accordissimo con te. Sto match, ma io fossi loro farei un match semplicissimo. Il problema è che è il main event. E sono due professionisti loro, eh. Cioè, non è che ha a che fare con due... così, sì, con due qualsiasi. Io comunque, ecco, cioè dall'esterno direi, vabbè, lottate così, fate un match così. L'unica cosa che posso dire, sempre più scuro in volto. Forse quest'uomo è da mese che non dorme, probabilmente. Sì, sicuramente. È uno che con la testa ci sta poco. Infatti Axel deve stare attento, perché sì. Cioè, vorrei che visto ci fossero delle frizioni, no? Magari prima proprio dell'evento. Appunto per quello che ho detto, secondo me questo match, soprattutto con questo, diciamo, nuovo, possiamo dire, nuovo David, tra molte virgolette, perché comunque dal punto di vista mentale non è che ci sia moltissimo, è un po' un problema, per Axel, secondo me. Sì. Secondo me dovrà per la prima volta in vita sua cercare di mantenere i freni calmi, ecco, secondo me. Bisogna capire Axel come reagisce a questo match, perché secondo me forse è quello sano di mente e quindi quello che potrebbe perdere il match. Ah, può essere. Perché sai, a volte succede così, quando ci sono match del genere, che puoi anche perdere, alla fine quello malato lo vince il match. Quello sano invece no, ti dice vabbè, ok, va bene pure perderlo, purché ci arriviamo alle Super Bowl Series. Sì, infatti. Anche perché poi è un match anche, se non dire la verità, da bastardi, perché è un ciotto. Cioè non è un match normale che uno dice vabbè. Sì, ma l'ha fatto apposta, no? Anche perché domenica il match contro la Young Corporation sarà un Chaos of Three Falls, il primo della storia della WWF, ricordiamolo. In coppia, ovviamente. Cioè, pensa a te, cioè, odi proprio FDP nel senso della parola, Mamma sì. mia. Però diciamo che ha fatto una cosa, ha messo insieme un team comunque più o meno da sogno alla fine, Però diciamo team, che gli sta... Hai ragione, gli sì. sta... Diciamo però mettendo altro che dei paletti, proprio delle case in mezzo appunto, per evitare che ciò avvenga, alla fine dei conti, quindi... Sì, e poi comunque tra questi due ci sono stati dei trascorsi. Ti ricordi la vittoria a Clash of Champions di Axel, no? Su sì. David, quindi... Alcuni trascorsi non molto belli, ecco, della carriera di entrambi alla sì. fine dei conti, quindi... Non male. Però diciamo che secondo me devono fare fronte comune per una volta, perché comunque il nemico è abbastanza importante, ecco, quindi sì, è vero, no, è importante, diciamo, perché che... sai che è l'ostacolo per eccellenza, questi due manigoldi sì. rappresentano l'ostacolo per entrambi sì. oltre sì. il quale è difficile sì. andare, a meno che non li batti, appunto. Sì, infatti. Anche perché e battuti loro potrebbero ambire poi magari prima o poi avere un match di Cito Del con un bel belli! Mamma mia! Vedi, David è incavolato! David altro che. Diciamo che. Oh, bravo Axel qui che sbuscia dietro la Oggi sì, starà godendo, intanto. La gomita è come un riccio scuro. Se si stanno menando. Sicuramente arriveranno a Survivor Series al non so, al 60% degli Young Corporation non combatte, perché ricordiamo, non combatte da un paio di settimane. No, gli Young Corporation sono due insetti che magari potrebbero anche interferire o dopo il match, quindi boh. Sì, vero. Intanto c'è parità per ora, sì. da parte di entrambi. David che ora rientra sul ring, prende Axel. No, Axel prende il consiglio di David. Ma poi che senso c'ha? C'è uno che vede, dice, ma questi sono tecnici in par. Perché mettere in evento a due giorni da Super Bowl Series?
È chiaro che Oddi c'è. Perché sei stronzo! Perché capito? Sei stronzo, su! Cioè, no, è ovvio! Ma poi Boy Orton, va bene che è stato fucilato da... chi era? Da Christopher, no? Ma... sì. Che fine ha fatto? Sì, vabbè, oh, è ricoverato a vita! Cioè, è in coma, che è successo? Hanno distrutto, gli hanno sparato. Cosa fa del schizzato? Oh mio Dio, mamma mia! Lo specchio sulla schiena. È una mossa che non fa mai, David. Specchio sulla schiena. È impazzito, David! David è impazzito! Ha ucciso tutti nel ring, cioè, Paolo con l'arbitro, Axel, cioè... mamma mia. Sì, comunque David in sto periodo non sta bello slam addirittura. Ho sì, ma perché Axel sta dicendo meglio non esagerare, però secondo me devi esagerare. Uno, due, niente. Per battere questo David devi esagerare. Quindi se esageri e favorisci le ambizioni di Oddi. Eh sì. Oh, tanto braccio teso. Il problema è che David comunque sta colpendo forte. Cioè, sì. Non è che dici. Secondo me quello che paradossalmente sta andando più piano è Axel. Infatti guarda, che prova a chiudere. E qua anche lui, eh. Andiamo. E beh, da te cosa fai? Io con un avversario così che... mamma mia, non ti dà magari neanche retta a dire facciamo finta, facciamo un match finto. E comunque un David che ragiona potrebbe anche dire ok, tanto abbiamo il match domenica. Questo David no, penso proprio. No, è aggressivo come non mai. Infatti, questo David. Non ragiona, diritti. Oh mio Dio. Poi con quello che è successo a Hell in a Cell, foglia. Cioè, questo vuole andare da Oddi e spezzargli le tibie. Sì, veramente. Veramente. Cioè. Mamma mia. E forse levarsi dalle scatole la Young Corporation potrebbe essere un passo per il ritorno mentale, che potremmo dire. Il problema però è proprio questo. Esatto. Che non ci sta con la testa o la David. Infatti anche Axel quello tira giù con questa side wallslam. Io non vorrei che Oddi fosse così furbo da metterselo dalla propria parte, David Johnson. Ah, può essere. Oh, se lo solleva però intanto qui David, però Axel. Ho visto Axel che gli stava anche parlando, tra l'altro, dopo la side wallslam. Solo che David non ha proprio cagato di striscio. Se siamo onesti. Sì, un po' come Morris Knight con Andrew Sears, diciamo così. Al 2 contro 2, no? Intanto le condizioni di Morris Knight sono positive, lotterà anche se non al 100% chiaramente, ma lotterà per fortuna a Survivor Series. Sì, meno male, coraggio. Oh, tanto BTF! E Axel si sta comunque ritagliando uno spazio, in questo Jackknife. Match. Jackknife! No! Mamma mia. Me la schienare però David. Uno, due. Ma arbitro, ma la gamba al piede sotto la corda, era un roll break nettissimo. Cioè. Sì, ma questo David guarda è instabile, gli sta. Mamma mia, cioè. Anche tiroso all'occhio. È abbastanza importante, direi. Io non vorrei che alla fine scoppiassero entrambi. Cioè, Axel si sta un po'. No! Oh mio Dio! Oh mio Dio, che parata qui! Mamma mia! E Axel secondo me sta cercando di non fare il match della vita, però qui David non gli sta dando molte alternative. Ah, ma ti ha dopo! Non ci credo. 1-0. Non ci credo. Mamma mia. Non ci credo. L'arbitro va a scontare. Uno, due, e tre. No! No. Speriamo che David abbia capito forse di aver esagerato. Però penso che sia troppo tardi. Non credo. Ripeto, con questo David secondo me no. Questo David la vedo molto molto difficile. Infatti secondo me sarà anche difficile, ripeto, per Axel collaborare a Survivor Series. Andiamo qui, BTF di nuovo. Mamma mia. Ma anche perché Davide, non sono una squadra questi due. Cioè, tutti dicono vinceranno loro, ma non sono una squadra. Tanto qui Jackknife. No, non ho detto mai nella vita che vincono loro. Ricordiamo. Troppo. Però la gente tutti dicono, ma tanto dopo aver perso tante volte Axel non può perdere ancora, David Johnson non può perdere ancora, ragazzi, però sì, non è così. Oh mio Dio, l'ha lanciato! No, ma l'ha lanciato contro l'arbitro, ma dai! Miseria, che bastardo, scusami, però... cioè, sono due volte. Cioè, sì, ma questo... quest'uomo non è il David. Però perché l'arbitro non chiama la squalifica? Vedi, questo atteggiamento anche dell'arbitro che manda avanti la rissa, insomma, tra i due. Ma perché? Perché l'arbitro è stato pagato da Oddi. Oddi certo. Fai e far male, così vanno male. Ma è stato qui Jackknife. Porca miseria.
Qua l'osso del collo di David è rischiato, sì, però David c'è ancora, mamma mia, continua con Axel, tra l'altro, che aveva un attimo un corso di zuccheri, forse era caduto male con la schiena probabilmente. Mamma mia, cioè, ragazzi, cioè, da un lato è figo questo atteggiamento, perché comunque non ha pietà, però non con Axel, cioè con Axel, Axel che male l'ha fatto adesso, in effetti, cioè, qual è il problema? Cioè, hai mandato un leone, oh, oddio, no, la people selbo, addirittura la people selbo, mamma mia, la segno. Stai a vedere che vede in Axel Storm, questo David Johnson, perché la mossa che si guida contro Stone, ti ricordi, l'ha battuto. Può essere. Ogni cosa, cioè, può in effetti essere come dici tu, No, Axel, bravissimo. È un David Johnson molto più forte, poi, se ci fai caso. Beh, è incazzato come una bici, Johnson! Mamma mia! Cioè, stasera, sul punto di vista difensivo, David ha pochissimi rivali, c'è, cioè, poco da dire. No, stasera, dobbiamo dire la verità, grande sera per quanto riguarda, serata per quanto riguarda i match, Cioè, tutti, magari uno potrebbe dire, ma tanto è l'ultima puntata. Sti cavoli. Nel casco intanto. Si può dire che sta massacrando. Cioè, sta dando del filo da torcere, cioè, ad Axel. Axel, guarda, si sta quasi difendendo, Axel. Sì, Axel lo sta facendo una mazza, diciamo la verità, sta colpendo con manovre poco incisive. Parte questa. Nel senso, non è che gli sta facendo eccessivo. Cioè, come questo pestone. Alla fine, non è che infatti non è tanto che di male. Andiamo anche infatti, questo. Guardalo. Anzi, sta quasi dicendo basta. Ci sta. Come posso dire? Ci sta sfruttando. Basta. No! Al timpano! Che fa da vedo! Questo, secondo me, si è fatto una canna con McKem. Soprattutto vede le visioni, secondo me. Cioè, stormo. Perché Axel gli sta parlando da inizio match e David non lo sta proprio ascoltando. Se non ti ascoltava all'inizio, di certo non ti ascolta adesso, che è proprio un'adrenalina a palla. No, vabbè, White Seagull addirittura qui, mamma mia. Cioè, è seguito probabilmente tutte le mosse di Johnson. Sì, più o meno sì, a fine dei conti. No, penso proprio tutte. Vediamo, Mutile Bottom, sì, mamma mia. Sì, Axel che si sta difendendo. Vediamo, tanto uno, due, no. Anche Axel qui sbaglia, perché è meglio che ti fai schienare, magari perdi il match, però arrivi a Survivor Series con le ossa intatte. Invece, così facendo, prolunghi l'agonia, Mamma mia, sì, ancora bottiglia, botto di nuovo, mamma mia. Cioè, vabbè, comunque quest'uomo Terminator. Quest'uomo va fermato, comunque, sì. 1, 2 e 3, 1-0. Mamma mia. Qui si mette male, Qui si mette male per Axel, perché sta. No! Sharpshooter! La Crocs Sharpshooter! Attenzione! Mamma mia! Oh mio Dio! Axel potrebbe cedere. Io fossi in Axel, cederei, perché tanto. Secondo me tu hai ragione tu. Questo sta vedendo Storm in Axel. Cioè, ragazzi, non ha mai seguito così tante mosse David Johnson, da quando lo conosco. Da quando ha debuttato, alla fine. Andiamo qui, Axel, sta ancora parlando, però no. Ci calmati. David, per calmarsi, gli ha ficcato un dito negli occhi e ha fatto fa Pikachu. Vediamo qui intanto uno, due. Cioè, incredibile. Axel cerca proprio di difendersi, di non fargli troppo del male, anche perché è chiaro che un po' di male ce lo fai se attacchi. Ve lo fai, però. No, cosa fa qui? No! Sì, però, nel senso, vuole preservare il compagno comunque per Survivor Series. Cioè, sì. Lo capisco, però. Cioè, quell'altro è là che dice. No. David, cioè, non ci sta. David ha bisogno probabilmente di uno psicologo, psichiatra, perché. Sì, veramente. Ma di uno bravo. Vediamo qui Axel che lo chokeslammizza, anzi lo yuranagizza qui. Axel dice basta, su. Cioè, giusto, giustissimo. Vediamo. Adesso è ora che anche lui attacchi, quindi, cioè la sì. Sulla corda. Qua forse Axel gliel'ha restituito, chokeslam. Mamma mia.
Secondo me Axel è arrivato a un punto di dire non la capisci con le buone. Pugno chiuso! No vabbè, no vabbè, qui, qua andiamo oltre. C'è lo schermetto! Uno! No, no Axel! Pugno chiuso, cioè. No, no, fa niente. Sull'occhio. Tanto. Sullo zigomo. Non esiste, non è mai avvenuta sta cosa. Diciamo la verità, tanto Gaffer è tutto dall'altra parte. Ma il problema è che David non fa proprio quale sentire. Sembra in un altro mondo, sembra. Sì, sono gli più... occhi dato a Jack Knife. Sì, qua penso Jack Knife a segno. Sì, ecco. Oh qua. Mio Dio. E c'è, oh mio Dio, lo va a schienare. Uno, due e tre. Uno pari. Ti porta sull'1 a 1. Porta sull'1 a 1 Axel. Adesso lo tira giù di nuovo. E adesso diciamo che è diventato un po' più match rispetto a prima. Alla fine. No, ruba! Uno, due. Hai visto? Gli ha messo le mani in faccia come dire ferma, zitto, non parlare, non fiadare, non fare niente. Però. Sì. Sì. No, colpo basso! No, vabbè! Fisherman suplex e qua finisce il match. Qua finisce il match, sì, perché però... c'è la Montilla a botto. David Johnson. Sì, però... non vabbè. Vorrei che stesse passando dal lato scuro. Ah, può essere. Montilla a botto qui. Ma sai, questo atteggiamento. Uno, due e tre. David pareggia i conti con Axel, ma non era un Axel al 100% mentalmente, quindi no, non stava ne... parliamoci chiaro, per tre quarti del match ha cercato di dire a David smettiamola che questo ci vuoi farcelo infortunare. Sì, e poi basta. Quando ha attaccato veramente forte è riuscito a ottenere il primo punto, però secondo me era già troppo tardi quello. Sì, infatti. Adesso oggi sarà là che ride festoso come non mai. Mamma mia. Veramente, cioè in WF con questa situazione né Axel né David Johnson stanno ricavando un ragno al buco. Axel poi passandosi a messo in rivalità con Oddi ancora no! Ma che merda. Cioè, scusate, ma che merda, cioè sì, veramente. Dire. Forse queste mazzate fanno bene a David, nel senso che magari gli fanno capire che il vero avversario non è Axel. Però qui quello forse la magari che avrà. Sì. Mamma mia. Pugnazzo! Pugno. Sì, comunque. Vabbè che quest'uomo si è lanciato su un tavolo infuocato, ma gli ha subito una mazza. No! Però, subito una mazza poi, relativamente. Sì. Già. Mamma mia. E qua penso che ci sia la vada che d'avra. Mamma mia. Vabbè, è facile colpire David Johnson alle spalle dopo un match così comunque tosto contro Axel. Dov'è Axel? Attenzione perché... Dov'è? Chissà chi ci sarà mai con Axel, sta bene? Eccolo qua. Ismael, cioè, anche lui con la candlestick, Se sono portati sì, a casa. Però dai, non è possibile sta cosa. Cioè, hanno rotto le palle pure loro, Mamma mia. Axel ridotto da buttar via, no, se veramente ma non posso. Boy Orton dov'è? Ok, ma che fa Boy Orton? Se è davanti Oddi. Se è davanti Oddi. Ho capito, però dai un po' di palle su. No! Gli ha aperto la fronte. Qui Axel se ne va sul Brawl Series con qualche punto addosso. Credo proprio di sì. Che brutte immagini, con queste immagini credo che il nostro collegamento stia per finire. Da Emanuele Filoni, Davide Montebello, l'appuntamento ragazzi direttamente alle Super Bowl Series. Ci vediamo lì, dai, alla prossima.